Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi tentiamo di nuovo di cucinare dopo il pancake. Cerchiamo di fare degli hamburger diversi, alternativi rispetto a quelli di carne. Ottima fonte di proteine vegetali che abbinate alle proteine che troviamo nel pane andiamo a ottenere tutti gli aminoacidi essenziali al pari di quelli della carne. Come ingredienti di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del pan grattato, piselli, ricotta e formaggio e sale e spezie di un frullatore. Sulle quantità poi ve le riassumo, comunque sono 250 g di piselli, che sono quelli surgelati, un cucchiaio di pan grattato, un cucchiaio di formaggio, 100 g di ricotta e vabbè, sale e spezie a vostro piacimento. La prima cosa che andiamo a fare è quella di andare a tritare i fagioli, quindi andiamo a inserire nel frullatore, mettiamo tutti dentro nel frullatore, ok, tritiamo i piselli, quindi è una ricetta abbastanza semplice. Ok, una volta che abbiamo tritato i piselli andiamo ad aggiungerci un cucchiaio di parmigiano. Mi raccomando, cambiate cucchiaio, altrimenti si va a contaminare tutto. Quindi un cucchiaio abbondante di parmigiano. Poi un cucchiaio di pan grattato, anche qui abbondante, cercando di far meno casino possibile, che è sempre dietro l'angolo il casino. Versiamo tutto dentro una ciotola, ok, versiamo tutto dentro una ciotola, penso che si sia tritato abbastanza bene. Ok, aggiungiamo adesso i 100 g di ricotta. Ok, adesso non resta che mescolare e adesso non resta che prendere l'impasto. Se volete farci direttamente degli hamburger, alla fine se li schiacciate, li mettete direttamente in padella, riuscite. Per adesso andiamo a fare delle pallottine. Quindi deve uscire una sorta di questo tipo. Dentro, allora deve uscire una cosa del genere, quindi mettiamo, metto sempre la carta stagnola sotto per non far sporcare, ma se non c'è non fa niente. Friggitrice ad aria e il programma, metto quello per le patatine fritte, quindi 200 gradi e circa ci mette 15 minuti, ok, e aspettiamo la cottura. Ok, vediamo se, direi che ci siamo. Sono cotte. Direi che sono pronte. Mettiamo in un piatto. Ci siamo. Polpettine vegetali. E provatele e fatemi sapere cosa ne pensate. So che gli amanti della carne
vanno a dire: va, è meglio la carne, faccio le polpette di carne. Ma questa è una valida alternativa per avere delle ottime fonti proteiche che ci garantiscono la salute, che alla fine questo è importante. E sono fit perché a livello di contenuto calorico è veramente basso. Bene. Se vi è piaciuto questo tipo di video, questo tipo di ricetta, un mi piace, che non costa niente, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video.